Sant'Antonio ci ricorda che il Signore ci tiene in conto come fa un agricoltore che mostra a tutti i suoi alberi migliori, carichi di frutto, dal tronco al busto, dalla chioma forte, dalle radici profonde. Gli alberi che portate in corteo oggi sono semplicemente un segno. I veri alberi, vite, rocca, portiche, siete voi, siamo noi, tutti. Ci dobbiamo innestare in Cristo per portare tutti buoni, per avere in noi nuova vitalità, per essere rigenerati e ricreare il mondo presente secondo la volontà di Dio. Le bocche non ci passano più. Ci aiuti il Santo di Padova a lasciarci guidare dallo Spirito Santo di Dio. Sarà per noi consolazione somma e il bene di tutte le famiglie di Rotondo. Auguri a tutti e viva Sant'Antonio! Sì, si sente? Va bene, sì, va bene. Cittadini, siccome oggi abbiamo il piacere di avere con noi Maria Cristina Spinosa, assessore al comune di Torino, abbiamo il piacere di avere con noi il presidente della provincia di Potenza. Abbiamo ancora il piacere di avere con noi, va bene, il vicepresidente della giunta regionale, il presidente del parco che è qui con noi, visto e considerato che il presidente del parco l'abbiamo sempre con noi, quindi non c'è necessità di darci un saluto, ma loro che vengono per la prima volta qui, un brevissimo saluto penso che sia opportuno darcelo e noi con piacere lo accettiamo. Prego. Buonasera a tutti, sono Maria Cristina Spinosa, assessore della città di Torino. Ovviamente porto i saluti della città e del sindaco Piero Fassino. Vorrei ringraziare veramente di cuore il sindaco, l'amministrazione comunale e tutti gli istituzionali qui presenti per avermi accolto con così tanto calore. Vorrei ringraziare gli amici di Rotonda che mi hanno ospitato, invitato e mi hanno dato la possibilità di vivere questa esperienza magnifica di 4 giorni dalla montagna a Rotonda. E quindi ho vissuto come voi questa esperienza che mi porterò sempre nel cuore. Permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questa festa, perché è una festa veramente toccante che mi ha emozionato e che mi porterò dentro. Vorrei dire che dopo questa esperienza penso di essere un poco rotondese anch'io. Vorrei soltanto dire a questo punto viva Sant'Antonio! Grazie per questa bellissima opportunità e con la presenza anche dell'assessore al Comune di Torino possiamo dire che sotto Sant'Antonio abbiamo unito l'Italia, dal Piemonte alla Basilicata, nel 150° anniversario.
l'anniversario dell'unità del nostro paese, questo è ancora un bel esempio di civiltà e di cultura popolare, ma è anche uno straordinario esempio di religiosità popolare, perché da una parte la fede, la vocazione, Sant'Antonio da Padova, e dall'altra questa straordinaria cornice di popolo. Io oggi ho voluto sfruttarvi, perché da San Lorenzo fin qui ho voluto percorrere insieme a voi questa bellissima strada e vivere le emozioni che insieme forse tantissimi anni tanti di voi hanno vissuto, e vedere donne, uomini, ragazzi, bambini insieme, tutti dentro questa straordinaria religiosità popolare, mi riempie il cuore di gioia. E forse il saluto migliore che l'amministrazione provinciale può dare qui, nell'augurio che insieme possiamo continuare a sperare e insieme possiamo continuare a farcela. Grazie. Buonasera a tutti, grazie signor Sindaco, ho accolto con vivo piacere l'invito rivoltomi dall'amministrazione comunale a partecipare a questa manifestazione carica di gioia e devozione, non solo per portare alla comunità rotondese il saluto dell'intera giunta regionale di Basilicata, ma anche per vivere insieme a voi tutti la commozione di un rito antichissimo e autentico, che rivela lo stretto rapporto che da sempre esiste tra ambiente naturale e dimensione culturale e religiosa. La Sagra dell'Abete di Rotonda si presenta oggi come una delle manifestazioni più ricche e partecipate della nostra regione, dal forte significato storico ed antropologico di cui si è caricata nel tempo, la cui interpretazione non può ancora considerarsi compiutamente definita. Un patrimonio culturale immenso che appartiene non solo alla comunità rotondese ma anche a quella lucana, che noi tutti dobbiamo impegnarci a custodire e a difendere con orgoglio, in quanto segno di una formazione identitaria di un popolo e delle proprie radici. Ecco perché la Regione Basilicata è impegnata da tempo nel valorizzare e sostenere i riti arborei attraverso la promozione di iniziative divulgative e lo stanziamento di sussidi economici, che hanno saputo intercettare non solo l'interesse di studiosi e documentaristi del settore, ma anche dei mezzi di comunicazione di massa, che ne hanno diffuso e ampliato la conoscenza, facendo in modo che potessero diventare un patrimonio ideale comune di tutti i lucani. Ma questa festa è innanzitutto la vostra festa, è la festa di una comunità che si ritrova unita accanto alle proprie radici, è la festa dei fedeli che con i loro canti e le loro preghiere si affidano al santo patrono, Sant'Antonio da Padova, per rinnovare una dimensione religiosa.